Benvenuti ragazzi, bentornati sul mio canale, ancora bisogno di dire ancora in quest'occhio. Sono Tupo Mix, siamo collegati, sì, in questo momento siete sul mio canale, state guardando Starfield, come volete chiamarlo, lo chiamate. Sono qui in miniera alla ricerca di qualcosa. Che cosa direte voi? Andiamo subito a leggerlo insieme. Devo scoprire cosa è successo al personale della stazione e trovare la consegna di Roy Cheat. Siamo qua, praticamente trova la Roy Cheat e scopri che cosa è successo. Ragazzi, siamo qua. Dobbiamo anche riuscire a capire se Imogene c'era o ci faceva, perché noi Imogene sta molto nel cuore. Vogliamo salvarla, fare il possibile. Ma adesso siamo qua, ragazzi. Siamo arrivati giù nella miniera e adesso avanzeremo. Quanti quanti, piano piano, cercando di capire cosa sono queste qua. Sono delle tutte. Vediamo se sono tutte buone oppure fanno schifo. Manichino. E non si possono neanche togliere tutte? No, niente, vabbè, lasciamole lì. Qua che c'è? Acqua purificatrice? Apriamo. Casino tutti qua. Madonna ragazzi, come sparano questi? Ma sono cattivissimi. Ma sono cattivissimi questi. Qui ci vuole un'arma a tutto spiano, ragazzi. Ci vuole un'arma che ci vuole questa a sto punto, eh. Due colpi ben dritti che ti fanno proprio, vanno a segno qua, eh. Ok, facciamo così. Crediti, proiettile. Ok, questo, vediamo il prossimo. Dov'è? Uno è morto qua e basta. Yes, l'altro, Madonna. Cosa è caduto qua? Un medikit. Prendiamolo, eh. Perdono i medikit questi qua. Ok, questo invece cos'è morto? Caricatore, granata, va bene. Questo. Ordine dei. Oh ragazzi, allora, crediti, ne ha un casino questo. Questo è il comandante. Facciamo così, vediamo un po' quello che prendiamo. E bende le prendiamo. Caricatore lo prendiamo. Ordine, adesso li leggiamo. Questo lo prendiamo, questo no. E questo, raro, però ne può fregare di meno. Prendiamo gli ordini. Leggi il contratto, scopre che è successo alla CM, trova la consegna di. Ok, vediamo di leggere adesso. Intanto qua non c'è più nessuno. Un fucilotto qua che ve lo consiglio di essere presi di mira da questo. Ok, qua dobbiamo andarci. Crediti. Tutte munizioni che fanno bene alla salute. Ulla Peppa, ragazzi, questa le prendiamo, fibra, questo che serve? Il valore, ma il peso? Pugnale d'osmio, questo ragazzi mica è massa. Tessuti pesano niente, fibra pesa niente. Non saprei se prendere neanche il resto, eh. Cominciamo a essere pesantuccoli, eh. Ragazzi, fino a qua siamo arrivati. Dico di continuare a ballare. Oh, qua c'è qualcosa, eh. Che è sta a fare? Caricatore. Allora, raga, diamo un'occhiatina a quello che abbiamo trovato, perché ho trovato degli ordini, vorrei anche leggerli.
Nuovi oggetti. Ordini. Cliente Infinity RTD Lucas Dresler, il carico è recupera il carico di roticite in preparazione per Rewiring Industries. L'indirizzo la carica la clinica, attenzione dottor Hendrik Lane, sistema Lario, collettivo Freestyle, non lasciate testimoni. Oh, allora, l'indirizzo carico, abbiamo preso il carico questo, dobbiamo andare praticamente a Narion, sistema Narion, alla clinica. Avete capito? Avete capito? La clinica. Dobbiamo andare. Vai alla clinica del sistema Lario. Infatti, vedete che si è anche aggiornato tutto. Eccolo qua, si è aggiornato. Vai alla clinica. Però prima io ho visto dei computer qua da leggere, da far partire perché c'erano informazioni vitali. Non c'è più. Ah, praticamente si può leggere sia da qua. Consegne, infatti, consegne. Annullato la clinica consegnata, cacchio ragazzi, consegnata industria, ok, devo andare alla clinica ragazzi. A questo punto facciamo così, dopo il ringraziamento di tutti quanti voi per i vostri like, i vostri consensi, i vostri commenti, le vostre condivisioni, le vostre iscrizioni, le vostre viso ragazzi, vi ricordo di fare un salutone particolare, lo faccio io per voi, ai nostri amici youtuber Alessandro Gamer, Lupo del Tubo, Squalo Calcio, Lupo Eburneo, Zelastace, Ale Benio 36. Sono sei simpatici ragazzi youtubers che portano ogni giorno i loro contenuti sui loro rispettivi canali YouTube e non solo. Mi raccomando, andate a trovarli, sono veramente simpatici. Ne vale la pena, ve lo dico io che li conosco, punto a capo. E adesso ragazzi qua non c'è altro da fare, dobbiamo partire da andarcene, ci abbiamo l'indicazione di qua, qui forse si può uscire, vediamo. È gigantesco questo posto, avete visto com'è? Quanto le amici non ce ne sono più. Dobbiamo andare praticamente, andiamo all'astronave, vediamo di riuscire a... Allora, facciamo così, ormai siamo già arrivati, ci siamo vicinissimi per la nostra live, facciamo anche fare il viaggio veloce. Dobbiamo andare a questo punto alla clinica. Vai alla clinica del sistema Larion. La Infinity LTD ha ingaggiato l'Eclipse per recuperare la consegna di roticite e dirottarla verso la clinica. Non hanno lasciato in vita nessuno. Devo andare alla clinica per recuperare la consegna e portarla a Vina. Ragazzi, quindi facciamo subito così. Imposta la rotta. E saltiamo direttamente là, vai. Allora, è quella la clinica? Vediamo di rallentare un attimino perché potremmo sbatterci contro. Vediamo. Tra poco dovrebbe apparire anche la lettera X per attraccare. Contattiamoli prima, sentiamo un po' che ci dicono. Li contattiamo, dai. Ok, grazie. Quindi posso venire? Cerchiamo. Ha solo detto di avere pazienza, ma noi ragazzi pazienti l'abbiamo a bizzeffe e adesso scendiamo, attacchiamo, facciamo come la posso aiutarti? Adesso vediamo un attimo. Allora, non è che posso, qualcuno viene con me qua? Vale a bordo. Vediamo, eh. Io e i miei compagni non so perché non vengono mai con me. Oh, dove siamo qua? Intanto... Questa è la sua problema 2, eh. Vediamo un po' se c'è qualche compagno da prendere con noi, perché siamo sempre soli come dei cani, vorrei avere qualcuno alle mie spalle.
che mi protegge. Allora, ragazzi, dove siete? Ok. Captain on deck. No, te sei forte, ma non sai sparare. Ma dove sono gli altri? Ma dove sono finiti tutti? E gli altri dove sono? Porca struia. Bisogna andare alla clinica. Always a pleasure, Captain. Vediamo, eh. No. Qui siamo sulla mia astronave, no? Vediamo dove sono i nostri compagni qua, perché non li ho ancora visti, ma vorrei avere qualcuno che mi aiuta. Qui dove siamo? Nei bagni, ok, dobbiamo andare ancora su allora. Ok, perfetto. Vieni con me. What's on your mind? Well, if it isn't our own ranger, I hope you're not taking the No, job nessun lavoro, voglio lightly. che vieni con me. If you say so. Ok, oh, chi è questo? Oh, prendiamo Sara, dai. One hope was a real piece of work, wasn't Ma it? viene con me qualcuno o no? Oh, don't tell me his bleeding heart plea for Beh, mercy insomma, wasn't dai, cioè non è He che. held Ma innocent vieni con me people o in disregard, no? Cioè non è. Ma treating their perché non lives riesco a like beccare un minions in compagno, un war. ragazzo che viene con me? It's an Qualcuno lo absolute sa? Qualcuno me lo disgrazia. scrive nei commenti come si fa? Che vuoi dire? Are you really going to make me remind you what that man did to those farmers on Montara Luna? How he sent Paxton Hull and the First to murder them and steal their No, land ci va so da he could soli. use it for his own ill-gotten gains. How could you forget something like that? Are you really going to make me remind you what that man did to Che those vuoi farmers on dire? Montara Sentiamo, Luna? eh? Sì, How yes. he sent Paxton Hull and the First to murder them and steal their land so he could use it for his own ill-gotten gains? How could you forget something like that? Yes, at least the situation's been resolved. Letting him off the hook would have been a terrible injustice. Chiaramente non è stato colpa di Ronop se Paxton Hull ha spinto le cose troppo in là. È un peccato che ora ci sostiene il diritto di entrare e di vendere l'Opus e la serata di corrompere i rivali sui crimini sarebbe stata una cosa orribile. Vediamo questo. It was his fault. Maybe he didn't actually pull the trigger himself, but his orders set those actions in motion. He shares the responsibility. Sì, è anche sua, sono And if d'accordo it con wasn't te, me, Sara, it però. doesn't matter. You made the right call. Grazie. I'm proud of you for that. Grazie, grazie. Esatto, i soldi non sono Certainly niente. isn't, especially when it comes at the expense of human lives. Well, I think I've lectured you enough. Thanks for taking the time to listen to me. When you have a moment, I'd like to speak to you. Thanks for taking the time to talk. I wanted to ask you about the artifact you found on Dimmi. Altera. When you pulled it from the rock, held it in your hands Cosa ho for the first provato? time, Un'ebbrezza what unica did che you non ti find? dico, mi sembrava di volare. Ho avuto visioni, ho sentito suoni e musiche di vicino. Ok. No, I don't think you understand. I know about the Quindi cosa visions, vuoi the light, sapere? and the music. How did you feel inside? I miei pensieri? What were Un your panino alla thoughts? mortadella? Che cacchio ne c'è i pensieri? Potente come c'è l'energia, dato puro mi sono messo nelle vene. E sto come c'è qualcuno di potente nella terra, e sto così qui che non colgo più nulla. Perché questa lezione? È stato così. Perché
Va bene, facciamo così. Un'energia tutto puro, dai. È un po' difficile da... Non sono sicuro di quello che ho detto, perché adesso... Devo andare... Vieni qua, non posso così, adesso basta, però si può andare via. Ok, ciao ciao bella, io devo tornare su a fare il mio lavoro. Quindi, scala è questa e questa qua, quindi... No, siamo saliti, quindi bisogna scendere. La clinica, andiamo in sta clinica, vediamo un po' di capirci qualcosa, senza sparare, mi raccomando, un goccetto qua bello fresco ci vuole. Facciamo così, allora andiamo avanti, eh. Permesso. C'è nessuno? Those Baroon zealots worship a snake. Let me tell you, it ain't a snake. Ah, ok, andiamo di qua. Salve, posso. Lo so, ma io devo parlare con un tipo. Persuadi. Mi dice la tua parte di un test force, vedi? Lo so, beh, attenti perché poi devi dare pelato con un colpo, eh. Understood. Here's an access card. Grazie. Grazie caro. Grazie caro. Adesso entriamo. E mi sa che qua non è molto tranquilla la cosa. Ho paura che vedremo delle... non vedo persone. Permesso. Hey, who let you in here? This is a restricted area. In that case, you'll want to speak to Dr. Lane. Infatti sono qua apposta. Parla con dottor Lane. Salve dottore. Excuse me, but this is a restricted area. You need to leave. D'accordo. E sicurezza, quindi sono qui per aggiornamento sulla vettura della sicurezza di andare nel computer. Manda le finte del team. Mi andremo. Menti. Checking up on us? I feel like we should be the ones checking up on you. What do you want? Of course you do. Because daily reports simply aren't good enough. No, non sono sufficienti, se no non sarei qua. Failed to take the internal neuroin, all resulting in death, with the exception of one, currently comatose. Sean and I are hopeful we'll be able to revive the subject, but until we receive proof of human trial authorization, any fourth group will be refused. Allora, capito. Con risultati come questi, anch'io fermerei le sperimentazioni. Recupero. Se il controllo avanti, questa decisione in effetti è stata invenuta il terzo. Ok. Bene. The first from infinity to think so. It's a relief to know they have at least one employee with some sense. Now, anything else I can help you with? Yes. Ok, dammi il carico. Good. I specialize in neurosurgery, not chemistry. It's absurd you'd expect us to handle something like this. E dov'è, 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 dov'è? It's on the table. It's all yours. Anything else? Okay. Good. Now if you'll excuse me, work to Ah, anch'io, anch'io. Ora sul tavolo metto che è. Questo. 16 kg, 15, madonna, ragazzi, non ce la farò mai.
Allora, tonno da vino, la tonno di... Ah, ok, basta questo? Potrei provare a fare una cosa del genere. Dimmi, dica. Mi hanno detto che non devo uscire qua, adesso vado via subito, dai, vado via subito. Allora, torno da Vina alla Torre di Un. Facciamo subito un viaggio veloce da Vina, se ce la fa fare, ovviamente. No, non volevo andare qua, io volevo andare in viaggio veloce. Imposta la rotta a questo punto, ragazzi. Non ho capito, parla con Vina, mi ha detto. Ragazzi, non mi è chiara questa cosa, dice parla con Vina e poi mi manda là. Diamo un occhiettino ancora. È arrivato a che ora? Ok, nuovo messaggio, cerchiamo di capire dove bisogna andare, imposta la rotta. Facciamo così, missioni. Torna da Vina, imposta la rotta. Non mi fa andare, non può venire. Ah, ok, perfetto. Quindi bisogna uscire da qua. Usciamo. Va bene. Quindi usciamo da qua. E adesso andiamo avanti. Vediamo di andare subito dove ci dice, dove ci dicono. Allora, intanto facciamo così: rotta, missione, imposta la rotta. Vediamo se funziona. Penso di sì. Andiamo direttamente a parlare e gli diamo poi giustamente le novità che abbiamo trovato, le cose nuove in miniera. Il carico hanno rubato, l'abbiamo recuperato e adesso glielo portiamo tranquillamente. Allora, dov'è? Di là. Ok, andiamo subito a parlare, a portare le news e a raccontare tutto. Vediamo un po' che cosa capiterà. Siamo già arrivati alla nostra centrale, alla nostra base operativa. Vediamo subito su, vediamo, seleziona il piano, ufficio di ricerca e sviluppo. Ovviamente andiamo qua questa volta, ma non i piani alti, ma ricerca e sviluppo c'è da più che sufficiente. Nel frattempo, grazie a tutti quanti per essere sempre qua, ragazzi, grazie ai vostri like, ai vostri commenti, ai vostri consensi, alle vostre condivisioni, le vostre iscrizioni, le vostre... Non mi ricordo più, quello che è, grazie a tutti, comunque. Allora, eccoci, buongiorno, ok, andiamo direttamente là. E eccomi qua. Nice to catch you in the office. Just hand Vina the shipment so we can get on with it. Hey there. Hola. Is that my beautiful shipment? You were right about this one, Masako. Looks like it. This should be more than enough. Now, I shall excuse myself and get to work on finalizing this prototype. Certo. Allora, cosa hai scoperto sulla CM Station? La Infinity ha soldato i mercenari e quando trova terra ne viene. Certo. Lucas must be desperate if he hired them to collect the Rothesite. Were there any survivors? Ci sta. Nessuno, ma le Infinity hanno pagato col sangue. Ma proprio nessuno, le Infinity hanno deciso. Nessuno. Ma sì, ho capito che devo fare, guardare per aria che mi sparavano a me. Non ho capito, io li potevo fuori questi, mica potevo aspettare che mi sparassero delle chiappe, no? Now, I also had a report that you were spotted at the clinic. I take it you traced the shipment there. Ascolta, ho ucciso gli innocenti, mi sparavano, che devo fare? Quella seghetta che mi avete detto voi
per addormentare non funzionava un tubo, cioè dopo 2 secondi si risvegliavano. Dai, per favore, smettiamo di fare stronzate, che io qua ho perso un sacco di tempo. Dai, conosci Candy Lane? Dr. Lane. Eh sì, lui, Dr. Lane. Ecco, quindi questo pezzo di MDM che ha pagato per rubarvi il carico, eh? Quindi cerchiamo di stare calmi, se io faccio il mio lavoro lo faccio bene. Senza uccidere persone. Ci sta. Lucas must be insane. I'll make sure Yuko's team extracts every. Ok, perfetto. Quindi io posso riposarmi, andare a dormire, farmi un po' i cavoli miei, avete bisogno di me. Madonna, quanto parla questo? Yes, baby. Ok, fai la tua mossa, vado a nobile balla a me. Head up to the executive floor and speak to Dalton. He has an update for you on the mole's identity. I've called a meeting and I expect you to attend. It's time to put the final play. Ok, quando è? Ricompensa e missione, abbiamo ancora pochino di esperienza. Va bene, vedi chi ti ha aggiunto. Sabotaggio, va bene, dov'è, da che parte? Yes. Seguiamo questi, va? Keep out of my way and I'll keep out of yours. Ok, andiamo anche noi allora, dai. Andiamo anche noi, andiamo. Dirigenti, vediamo un po' chi ci racconta qua. Se ci racconta qualcosa di interessante oppure se dobbiamo solo le balle. Allora andiamo subito. Vabbè. Andiamo di là. No, qua non c'è niente da fare, questa è qui da sola, no. Allora, con calma. Non è qua, 22, quindi non può essere qua. Bisogna scendere e andare da sotto, allora, la porca troiazza. Quindi... Allora, andiamo verso le stanze dei nostri. Che sono qua delle armi per. Che è successo? Armi per terra? Andiamo di qua. Sono qua. Eccomi. You're right on time. I briefed Masako on the mole and went over the evidence you brought from Nyx in detail. Non posso mentire. Il mogere non è la tappa. The evidence you provided was enough. After some debate, we decided to fully disclose the results in this meeting. So I wanted you to be prepared. D'accordo, non avrei problemi. Questa decisione mi colpisse. Pensavo che avresti preferito cambiare tutto. Spero che i miei meriti siano riconosciuti. Devo proprio partecipare all'incontro. E vorrei raccontare della relativa tela di come sono stati tutti sottoposti all'indagine.
Yes. As the operative behind the investigation, it's important you attend to answer any questions the other board members may have. D'accordo. Good. As long as the board isn't feeling difficult today, this meeting should go smoothly. Now, let's get this over with, shall we? Okay. La conferenza? Dov'è? Di qua? Ok, c'è qua. Dobbiamo. Ok. Vediamoci. We called you all together to discuss a recent security breach. We discovered a mole within the company who leaked vital information about Project Dominion to Infinity LTD. You've got to be kidding me. Just don't tell me it's Vina. I think we've all noticed she's not here. Before you speculate any further, no, it's not Vina. The guilty party is Imogene Salzo, much to my disappointment. Our operative here obtained the evidence to confirm it. Imogene ha confessato. Imogene stava cercando di usare la sua esperienza. Imogene vi ha in tutto ingannato. No, ho trovato Imogene e ho riparato la situazione. Dalton, how does something like this happen? Imogene is highly trained. Ularu can even speak to that. We demand the best. So that's the threat we deal with. Non so se riesco a liberare Imogene, ragazzi, è un problema qua. But security is your responsibility, Dalton. This is a huge failing on your part. I accept the responsibility, but let's not forget. The mole has already been exposed and dealt with. No, calma, 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 tocca a me. Thanks to another of my operatives. Forse qualcuno potrebbe controllare meglio i propri dipendenti? I know you're not insinuating that this is my fault. Imogene's been dealt with, so bickering is pointless. All I care about is reacquiring our property and what this might be costing us financially. Vina is completing the internal neuroamp prototype as we speak. Our operative will receive the implant, infiltrate Infinity LTD, and obtain any research. I have it on good authority. The experimentations they've done to replicate the missing pieces of our work. Beh, adesso vediamo, eh. Fatalities. Eseguivano esperimenti illegali su esseri umani della clinica. Non scordiamo che l'Infinity ha ascoltato mercenari che hanno ucciso tutti sulla CM. Quando si saprà che stanno facendo, la gente verrà alla testa di Lucas Dead. Non scordiamo che l'Infinity ha soldato mercenari che hanno ucciso tutti sulla CM. Ok, l'Infinity. Botched human trials and murder for hire? Yes. You don't bounce back from that. At least not with Infinity's legal team. If I may make a suggestion, we should give this evidence to David at SSNN. It's the best neutral method of releasing this information to the general public. That'd make my job easier. David it is, then. Masako, the internal neuroamp is ready if you want to send down the candidate. I hope you're ready for this. Sono io la cavia. Io non ho mai problemi a fare quello che aveva fatto. Quando si tratta di provare una nuova tecnologia, puoi scommettere che ci sto. Mica tanto, ma non mi sembra di averlo molto scelto. Ok. Good. I can tell Vina is going to enjoy working with you. Vina will be waiting for you in the neuroamp division in R&D. Okay. Once you're done, meet me in my office. Be ready to discuss the details of your next assignment. Ok, andiamo a cercare Vina a questo punto. So much work to do. Ok.
e non so per dove ci deve andare. Di qua sicuramente no. Ah, è giù. Ovviamente è giù, saltiamo. Deve essere nell'un altro piano, non è sicuramente in questo piano. Vine, quindi andiamo subito a cercarla. Molto rapidamente. Intanto vi ricordo, ragazzi, in descrizione, come sempre, il link alla playlist. Se avete perso un episodio, qualcosa di interessante, di importante che volete rivedere, playlist, trovate e cercate l'episodio che è incriminato e lo guardate, se volete, ovviamente. E adesso cerchiamo... qua siamo quasi... E questo è... siamo nel laboratorio. Qui bisogna che opera mia questa, Mi sa che è opera mia. Ok. Vabbè. Cos'ha? Avete una maschera? Esatto, la maschera. Ok, siamo arrivati qua dalla dottoressa. Direi, ragazzi, che prima di entrare dentro e di parlare con Vina e di iniziare l'esperimento, Tupo Mix vi saluta. Questo qua qui dietro, cos'è, un robot? Madonna. Ok, prima di cominciare l'esperimento, dicevo, Tupo Mix vi saluta, vi dà appuntamento a domani, sempre alla stessa ora. Vi ricordo, ragazzi, di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo episodio, se vi piace la serie, se Tupo Mix si diverte con il suo modo di raccontarvi un po' questi giochi in maniera un po' così particolare, un po' strana, un po' così, tanto per... mi diverto un casino anch'io, ragazzi. E spero che anche voi vi divertiate. Comunque, dicevo, un grazie a tutti quanti per essere presenti, per i vostri like. Vi ricordo che, ovviamente, se non siete ancora iscritti al mio canale, sapete cosa fare: vi iscrivete, costa niente, iscrizione gratuita, attivate anche la campanellina, la trovate nella mia pagina home page YouTube, ovviamente, per essere sempre avvisati ogni volta porteremo un nuovo contenuto sul mio canale. A questo punto, ciao, basta, finisce qua. Appuntamento domani alle 12, vi ricordo tutti i giorni, appuntamento calcistico con il football o con FIFA alle SPC 24 alle 17. Il sabato sera, come quest'ultimo, probabilmente avete visto la live alle 21.30 e basta. Tupo Mix si congela da voi, domani entreremo dentro e inizieremo l'esperimento con la dottoressa Vina. Ciao a tutti, ragazzi, da Tupo Mix e buona serata.